Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Niente da fare per i 230 lavoratori della Marelli di Crevalcore che questa mattina sono dati appuntamento sotto il Palazzo della Regione per manifestare contro l'azienda. All'incontro tra i vertici, i sindacati e le istituzioni, la Marelli non ritira le procedure di licenziamento e va avanti sull'ipotesi di chiusura. Pronta la risposta dei sindacati, proclamato uno sciopero di 8 ore martedì 3 ottobre. Regione, Comune e sindacati, l'intero mondo politico si schierano a favore dei 230 lavoratori che rischiano il posto alla Marelli di Crevalcore. Inaccettabile rifiuto a ritirare la cessazione dell'attività, dice il sindaco Lepore. Lapidario e categorico anche l'assessore regionale allo sviluppo economico, Colla. Impossibile per l'azienda presentarsi con queste condizioni all'incontro al Ministero. Devono cambiare strategia. Un bambino di 4 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto mentre stava facendo un giro in bicicletta. È successo in via Zagabria nel quartiere San Donato. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza che ha trasportato il bambino in ospedale in codice 3, massima gravità. Il bimbo è in prognosi riservata. Uno studente di 15 anni ha aggredito un compagno di scuola colpendolo con uno storditore elettrico. È successo ieri mattina in un istituto professionale a Castel dei Britti, sulle prime colline di Bologna. A chiamare i carabinieri è stato il preside della scuola dopo aver visto il ragazzino molto spaventato, ma per fortuna illeso. Denunciato, l'aggressore è sequestrato l'arma impropria che con una brevissima scarica può provocare shock o svenimenti. Da oggi l'Emilia-Romagna è ufficialmente la prima regione in Italia a disporre di una legge che disciplina e promuove i distretti del biologico in base alle indicazioni ministeriali. L'Assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge presentato da Europa Verde. Buonasera e ben ritrovati. In apertura la pagina sindacale fumata nera questa mattina per il primo incontro che si è tenuto in regione tra i vertici della Marelli e i delegati sindacali CGIL, CISL, UIL, RSU e i rappresentanti delle istituzioni. Primo fra tutti il presidente della regione Stefano Bonaccini, che oggi più che mai difende il patto per il lavoro. Nessuno deve fare cassa sulla pelle dei lavoratori. Vediamo com'è andata. Non mi piace la politica che fa le passerelle o gli slogan senza ottenere risultati. Le cose che chiederemo sono quattro. La prima è che chiediamo di togliere e sombrare dal campo il tema della cessazione di attività. Purtroppo una delle richieste, senza dubbio la più importante, che il presidente Bonaccini aveva messo sul piatto come imprescindibile, non è stata accolta. La Marelli ha deciso di andare avanti con le procedure di licenziamento e di chiusura dello stabilimento di Crevalcore. La conferma della volontà aziendale di far cessare l'attività è arrivata in mattinata al termine dell'incontro tenutosi in regione tra i vertici della Marelli, i delegati sindacali di CGIL, CISL e UIL e le istituzioni rappresentate dal presidente Bonaccini e dall'assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla. Palpabile e cocente la delusione tra i lavoratori che poco prima dell'incontro si erano dati appuntamento per un presidio sotto la sede della regione, armati di megafoni, bandiere e striscioni. In ballo c'è il futuro di 230 famiglie che rischiano di perdere il lavoro e lo spettro di una crisi dilagante dell'azienda che potrebbe portare anche alla chiusura dello stabilimento di Bologna e di altri in Italia. Esclusa la prima richiesta che non è stata accolta al tavolo, ecco le altre che si spera vengano rispettate dalla proprietà. La seconda è che vogliamo che l'azienda presenti al Ministero, al Governo, un piano di reindustrializzazione del sito produttivo, perché su quello siamo pronti a fare tutta la parte come regione che serve, come abbiamo sempre fatto insieme alle organizzazioni sindacali, con tante altre crisi che abbiamo anche spesso risolto. La terza è tutelare i lavoratori e le lavoratrici. E la quarta è chiarezza anche sul sito di Bologna. Al termine dell'incontro nessun rappresentante delle istituzioni ha voluto rilasciare dichiarazioni. Intanto lavoratori e sindacati rispondono proclamando uno sciopero di 8 ore il prossimo 3 ottobre in concomitanza dell'incontro organizzato al Ministero. La protesta, che prevede anche un presidio, coinvolgerà tutte le fabbriche del gruppo Marelli.
E la notizia del rifiuto da parte dei vertici della Marelli a ritirare i licenziamenti, la chiusura dell'attività si è diffusa in pochissimo tempo e a stretto giro di posta sono arrivati anche i commenti e le reazioni nel mondo politico, istituzionale e sindacale. La Marelli parte con il piede sbagliato. È inaccettabile che l'azienda rifiuti di revocare la procedura di cessazione di attività, così non ci aiuta a costruire una discussione ordinata sulla reindustrializzazione del sito e sul futuro dei lavoratori. Il messaggio categorico e diretto arriva dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, visibilmente amareggiato alla luce dell'incontro in regione tra i vertici della Marelli, i sindacati e le istituzioni. Lapidario l'assessore regionale allo sviluppo economico Vincenzo Colla, che ribadisce come la Marelli stia uscendo dai settori dell'innovazione. Il tavolo non è andato come volevamo, abbiamo chiesto quattro cose al gruppo dirigente la Marelli. La prima, di ritirare la procedura di cessata attività. La seconda, di consegnare al tavolo regionale, nazionale, vedano loro, una proposta di reindustrializzazione del sito e quindi massima disponibilità della Regione a sostenere percorsi di reindustrializzazione. Il terzo punto, che questo processo deve prevedere una soluzione per tutti i dipendenti. Il quarto punto, abbiamo chiesto di avere certezze e garanzie sul futuro di Bologna. Le risposte non sono all'altezza della discussione che abbiamo portato, quindi abbiamo detto alla fine: non presentatevi al tavolo in queste condizioni nazionali perché sarebbe inaccettabile. Ombre sul futuro anche di molte altre aziende del settore dell'automotive e dell'elettrico arrivano anche dai sindacati, che non nascondono preoccupazioni sul fatto che la mala sorte che oggi tocca i lavoratori della Marelli potrebbe colpire anche altre imprese dello stesso settore. Chiederemo al governo di schierarsi con noi e di farlo con un atto concreto, cioè mettere a disposizione i fondi per l'automotive al fine di favorire reindustrializzazione, di favorire riconversioni industriali per portare in Italia le nuove tecnologie necessarie a salvare le fabbriche. Altrimenti Crevalcore non sarà né la prima né l'ultima vittima del processo di elettrificazione. Non è andata bene perché l'azienda ha ribadito con un certo cinismo anche l'intenzione di chiudere, ma noi siamo convinti di riuscire a far cambiare idea all'azienda. Noi chiediamo il sostegno ovviamente anche del governo rispetto a questo. Se questa deve essere la ricetta per quanto riguarda la transizione, è chiaro che fin da subito in maniera generalizzata tutte le organizzazioni sindacali, tutte le lavoratrici e i lavoratori di questo paese si devono opporre, perché ripeto, il problema non è la transizione, ma il problema è la carenza di investimenti pubblici e privati nella giusta transizione. La conferma della chiusura è inaccettabile, vanno chiamati gli Elkan a rispondere delle assicurazioni su occupazione date all'epoca della vendita a KKR che a molte altre partite aperte in Italia. Per quanto ci concerne, ci mobiliteremo a fianco degli operai e saremo lì sabato, lo dichiara il leader di Azione Carlo Calenda, che sta seguendo da giorni la vicenda della Marelli. Sentiamo cosa ha detto. La Fiat è finita, ormai è di Stellantis, è stata una vendita, ma che piano piano tutti i centri decisionali si stanno spostando in Francia, Marelli chiude gli impianti, tra l'altro Marelli aumenta il numero di operai, ma, anzi di dipendenti, ma li aumenta all'estero e diminuisce in Italia. Voi avete visto una battaglia di Landini su questo? Io non l'ho vista. Sapete perché non ha fatto una battaglia Landini né sulla diminuzione della produzione Fiat, né sullo spostamento dei centri decisionali in Francia, né su Marelli? Perché John Elkann ha fatto una mossa geniale. Ha comprato Repubblica, cioè il principale giornale della sinistra. E da quel momento, siccome il sindacato fa politica in Italia, per il sindacato è stato più importante andare d'accordo con l'azionista di Repubblica che combattere contro la deindustrializzazione del settore automotive. E questa è una delle evidenze più tristi, che in questo paese i problemi non sono tutti nella politica, ma sono anche altrove. E la CGIL dell'Emilia Romagna prepara la manifestazione del prossimo 7 ottobre contro il governo. L'obiettivo è portare dalla nostra regione 10.000 persone.
L'appuntamento è per il 7 ottobre a Roma, dove sono attese almeno 10.000 persone dall'Emilia-Romagna per manifestare contro le riforme del governo. L'adesione alla Via Maestra, questo è il nome scelto per la manifestazione, è già ottima, come assicura il segretario regionale CGL Massimo Bussandri. Sono 7.000 i partecipanti prenotati al momento sui treni e sui pullman speciali. Saranno almeno 110-120 messi a disposizione dagli organizzatori. Un centinaio di associazioni sul territorio nazionale oltre alla CGL. Lo stesso campo largo sindacale e sociale dovremo metterlo in campo sull'alluvione, spiega Bussandri, ricordando lo stop deciso alla manifestazione nella capitale per la concomitanza coi funerali di Giorgio Napolitano. Oggi la Costituzione, afferma il numero uno regionale CGL, è sotto attacco per due riforme, il disegno di legge Calderoli sull'autonomia e quella per rivedere la forma di governo del Paese nel segno del presidenzialismo o del premierato forte. Sono due progetti che vanno a stravolgere la nostra Costituzione. Per Bussandri occorre invece rilanciare la Costituzione repubblicana, a partire dalla dignità del lavoro per quanto riguarda i salari, sia il salario minimo ottenuto insieme ad una legge sulla rappresentanza, la lotta alla precarietà. In questa regione, ricorda, 200.000 persone si sono licenziate negli ultimi due anni, per lo più ragazzi che hanno contratti super precari, e la sicurezza sul lavoro. Un bambino di 4 anni è ricoverato dal tardo pomeriggio di ieri all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto mentre stava facendo un giro in bicicletta. L'episodio è avvenuto attorno alle 19.20 in via Zagabria nel quartiere San Donato. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che ha trasportato il bambino in ospedale in codice 3, massima gravità. Il bimbo si trova nel reparto di rianimazione, la sua prognosi riservata a quanto si apprende. Al momento non risultano coinvolti altri mezzi o persone. Si è presentato a scuola con uno storditore elettrico e lo ha utilizzato su un compagno. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato per minaccia aggravata o porto abusivo dello strumento. È stato il preside della scuola superiore nell'area metropolitana bolognese frequentata dallo studente a chiamare i carabinieri della stazione di San Lazzaro. A fine mattinata il quindicenne aveva aggredito un compagno più grande colpendolo al sedere con lo storditore, poi sequestrato dalle forze dell'ordine. In lacrime per la paura, la vittima dell'aggressione, rimasta illesa, ha rifiutato l'intervento dei sanitari del 118. Il ragazzino ha preferito non sporgere denuncia, cosa che invece hanno fatto gli stessi carabinieri. L'Emilia-Romagna ha una legge sui distretti bio, è la prima in Italia, è stata proposta da Europa Verde in assemblea legislativa, già 7 distretti formati. A tutto biologico, la regione Emilia-Romagna è la prima in Italia ad avere una legge che disciplina e promuove i distretti del biologico. Cosa significa in sostanza? Significa sostenere maggiormente quelle oltre 7.300 aziende agricole specifiche in lento ma costante aumento in regione, promuovendo al contempo un fondo di 50.000 euro nel 2023 ed altrettanti per il 2024 e del 2025. Al momento i distretti già formati in formazione che intendono farsi riconoscere dalla legge sono ad esempio delle nostre parti il distretto del biologico nell'Appennino bolognese. Sono ovviamente molto orgogliosa e soddisfatta di questo risultato, perché la regione Emilia-Romagna avrà uno strumento in più per promuovere la cultura e la diffusione dei metodi di coltivazione biologica, quelli che non fanno uso di pesticidi, fertilizzanti ed altri prodotti di sintesi chimica, e quindi un modo sano di produrre, sano per l'ambiente, sano per i terreni, ne sanno poi anche per il cibo che finisce sulle nostre tavole. Quindi ne faranno parte agricoltori, ma anche allevatori che usano metodi biologici, trasformatori, ma speriamo che aderiscano anche scuole e comuni, quindi che i comuni facciano da volano per la diffusione degli alimenti biologici nelle mense scolastiche. È un provvedimento importante per le aziende agricole, soprattutto di montagna o piccole e medie, che già hanno una vocazione biologica, ma che in questo caso gli viene riconosciuto questo lavoro che da tempo nel proprio territorio hanno fatto. L'unica cosa che manca in questo provvedimento è lo stanziamento di fondi, perché la legge prevede un piccolo stanziamento, ma che non serve a nulla o a poco, fino a quando non ci saranno veri stanziamenti che serviranno per migliorare tutte quelle che sono le potenzialità di questo settore.
Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il vice premier Matteo Salvini, ha incontrato oggi il sindaco di Bologna Matteo Lepore per parlare dei dossier infrastrutturali più significativi. E una nota del ministero riferisce che l'incontro è stato molto cordiale e concreto. Salvini e Lepore, viene spiegato, hanno condiviso l'opportunità di un dialogo costante e costruttivo, in particolare sul passante autostradale di Bologna, anche rispetto a interferenze con il tracciato della linea rossa del tram. Tram, linea rossa e linea verde, stazione cittadina e opere di rigenerazione urbana. Ieri abbiamo trasmesso un servizio a proposito dell'asfalto che si va deteriorando in via Saffi, strada oggetto di chiusura totale durante l'estate per la tombatura del torrente Ravone. L'assessore alla nuova mobilità del Comune di Bologna replica al servizio precisando che non si tratta del punto in cui il Ravone ha ceduto e che i frammenti di asfalto dispersi sono stati rimossi. Sentiamo. Il tratto di via Saffi nel quale si è verificato lo sgretolamento dell'asfalto non è quello interessato dall'attraversamento del canale Ravone in cui abbiamo eseguito i lavori durante l'estate. Si tratta invece di alcune parti della strada in cui sono stati eseguiti lavori puntuali di rimozione delle interferenze con i sottoservizi in vista del cantiere del tram che aprirà all'inizio del prossimo anno. In quell'occasione, quando riaprirà il cantiere del tram, sarà rifatto completamente tutto il manto di asfalto in quella parte di via Saffi. Emil Bank ha siglato un accordo con la Scuola Politecnica Emilia-Romagna, che rappresenta le fondazioni ITS Academy, per la gestione dei fondi stanziati dal PNRR per il potenziamento dell'offerta didattica degli istituti tecnici superiori e per l'anticipo dei fondi provenienti dal bando di sistema della Regione Emilia-Romagna. Sentiamo. Avete siglato questo accordo con la Scuola Politecnica Emilia-Romagna, qual è l'obiettivo? È quello di dare una mano alle imprese e ai giovani, quindi un obiettivo che ne ha due in realtà, e siamo molto orgogliosi di questo accordo perché sappiamo bene quanto bisogno ci sia per i giovani di trovare lavoro presto e per le imprese eccellenti della nostra regione, anche in questo caso, trovare i giovani che lì lavorano. Le scuole ITS, gli istituti tecnologici superiori, daranno questa opportunità a molti giovani. Si tratta di 7 fondazioni che operano per segmento specifico, ciascuno in un settore molto particolare, in accordo con e in collaborazione con delle società che assumeranno poi i giovani che lì verranno formati. Emil Bank si pone come finanziatore di tutte queste operazioni, quindi con un intervento che permetterà alle fondazioni di partire dal punto di vista finanziario, perché i contributi PNRR arriveranno in seguito, e quindi siamo particolarmente contenti di dare una mano, ripeto, ai giovani e alle nostre imprese. Posso dire che chiudo la mia carriera con questa ultima conferenza stampa, questa ultima comunicazione, che mi fa molto piacere per i motivi che dicevo prima. Dimostriamo anche oggi di essere una banca veramente locale. Ci proponiamo di fare un'alleanza sul territorio. Il Banca è una banca radicata nel territorio, con famiglie e imprese. Noi siamo gli ITS dell'Emilia Romagna, al nostro interno abbiamo famiglie, imprese, giovani, quindi insomma è un rafforzamento di un'alleanza molto molto importante, perché il Banca ci sta dando una mano importante a spendere bene il PNRR e noi siamo molto grati. In più c'è un'alleanza nel promuovere dei corsi di formazione post maturità che sono fondamentali per i giovani, per le imprese, per dare ai giovani prospettive importanti di carriera, di professionalità. C'è un grande bisogno di tecnologi specializzati in questo paese. Il nostro territorio è un territorio dove la manifattura, tutto il settore agricolo è molto sviluppato, e oggi il problema principale è quello di trovare lavoratori capaci, preparati, che possono entrare nelle aziende. Le famiglie dall'altra parte hanno bisogno di avere uno sbocco professionale forte per i propri figli, e la banca in questo caso si pone come un attore importante in questo collegamento, finanziando appunto gli ITS al fine di sostenere gli investimenti che faranno. Un nuovo progetto dedicato alle opzioni terapeutiche per la cura della cartilagine si chiama Cartilage Clinic ed è stato presentato in un incontro a Palazzo Segni-Masetti, sede di Confcommercio Ascom Bologna. Sentiamo. Ecco, professor Marcacci, anche lei, diciamo, in questo progetto Cartilage Clinic, le chiediamo, sono stati fatti passi avanti nelle patologie della cartilagine, nella cura delle patologie della cartilagine in questi ultimi anni?
Sì, consideri che in passato si considerava la cartilagine un tessuto che non poteva rigenerare, quindi una volta danneggiata era finito. Alla fine degli anni 90 c'è stato un grosso salto avanti con la possibilità di trattamenti biologici della cartilagine, i trapianti di condrocito. A quel momento è stato chiaro che si possono fare delle cose per la cartilagine. Le evoluzioni tecniche e tecnologiche sono state tantissime, anche troppe. L'importante è ovviamente che le evoluzioni nel trattamento siano supportate da un'evidenza scientifica, un'evidenza clinica scientifica, quindi bisogna sempre stare molto attenti nelle innovazioni, nell'applicazione di innovazioni, perché il rischio è di utilizzare come merce di marketing e innovazioni per conquistare fette di mercato. No, l'importante è che considerare che la cartilagine, le malattie della cartilagine sono l'espressione di malattie del paziente. Quindi è il paziente che va curato nella sua integrità a tutto tondo per capire perché la cartilagine si è rovinata, qual è la ragione, e fare trattamenti individualizzati utilizzando strumenti personalizzati per ogni tipo di patologia e che trova le applicazioni migliori. Essere stati visti, essere stati valutati dal professor Marcacci e dai suoi colleghi, dal professor Zaffanini, dalla professoressa Con e dal professor Meliconi come luogo ideale per poter mettere in pratica tutto questo è per noi un attestato di assoluta professionalità e levatura scientifica, e per noi questo è molto importante. Cos'è Cartilage Clinic? Cartilage Clinic desidera essere un punto di riferimento, un punto di eccellenza, un unico luogo dove il paziente che soffre di patologie legate alle articolazioni e alla cartilagine possa trovare tutto ciò che occorre, quindi dal primo momento dell'accoglienza alla prima vista di inquadramento fino all'essere indirizzato ai trattamenti più ideali e più specifici per la sua particolare patologia, fino a tutto il post-trattamento e tutto il follow-up. Quando l'Italia perse la faccia, l'orrore giudiziario che trovò un senso torto, era questo il titolo dell'incontro promosso da Liberamente Civica Associazione, che si è svolto al convento San Domenico a Bologna, presenti tra gli altri l'avvocato Raffaele Della Valle, storico difensore di Enzo Tortora, e Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora. Fu un vero e proprio orrore giudiziario quello che travolse Enzo Tortora. Con queste parole l'avvocato Raffaele Della Valle, storico difensore di Enzo Tortora, definisce il calvario al quale fu sottoposto il popolare presentatore di Portobello, che il 17 giugno del 1983 fu arrestato sulla base di dichiarazioni di cosiddetti pentiti. Le accuse, traffico di stupefacenti e associazione di tipo mafioso. Della Valle è stato tra gli ospiti dell'incontro promosso dall'Associazione Liberamente Civica nel convento di San Domenico. Della Valle ha anche scritto un libro sulla vicenda intitolato Quando l'Italia perse la faccia. Veramente proprio orrore giudiziario, non errore giudiziario, perché l'errore giudiziario si può anche giustificare, ciascuno di noi può sbagliare. In questo caso è stato un errore reiterato, voluto e persistente, per cui si è trattato in sostanza di un'autentica, vorrei dire, persecuzione giudiziaria, e non si è avuto il coraggio sin dall'inizio di fermarsi. Non si doveva neppure iniziare l'azione, ma perlomeno fermarsi quando era più che evidente l'insussistenza di qualsiasi elemento. Non si fermarono, e non solo, ma dopo la sentenza di corte d'appello si ebbe il coraggio addirittura di ricorrere alla Cassazione. Presente all'incontro in San Domenico anche Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora. Beh, è stato possibile perché due uomini che avrebbero dovuto difendere la legalità, rappresentare la giustizia, hanno deciso di condannare un innocente, perché sapevano che Enzo era innocente, pur di salvare la loro faccia. Enzo in una lettera mi scrive: per salvare la loro faccia fottono me. E questo non fu né un errore, perché l'errore è inconsapevole e chi lo commette poi, come dire, si corregge e chiede scusa. Né un orrore, come dice il mio caro amico Raffaele Della Valle, è un crimine giudiziario.
perché quando tu persegui una persona sapendolo innocente è un crimine giudiziario. E non voglio richiamare alla memoria la storia della colonna infame, però molte cose collimano. E nessuno ha pagato per questo orrore giudiziario? Nessuno ha pagato Enzo con la vita, perché Enzo è una vittima della mala giustizia. In un paese democratico dove ci indigniamo, giustamente, io sono la prima, per la morte di personaggi come Falcone e Borsellino uccisi dalla mala vita, credo con un minimo di riflessione seria che sia ancora peggio morire per mano della mala giustizia. Ed ora un break, poi di nuovo in studio con altri servizi, a tra pochissimo. Di nuovo in studio, parliamo di calcio, oggi turno infrasettimanale di Serie A, Bologna giocata a Monza, partita che abbiamo seguito in diretta fino a poco fa con solo calcio, vediamo com'è andato. Basket, presentato oggi presso la sede dell'Arcoveggio il nuovo giocatore della Virtus Pallacanestro Bologna, l'ala bianco piccola di origine serba Dobrić. Sentiamo le sue prime parole in bianconero. Quando ho sentito l'interesse per la Virtus ero subito contento e felice, perché sapevo che tipo di club è la Virtus. È un onore per me giocare in questo tipo di squadra, e ho sentito fin da subito, come anche detto in precedenza, ho sentito fin da subito già il calore, il supporto dei tifosi, e quindi sono molto contento e soddisfatto di essere qui. Many Serbians wrote pages of history in this club. Have you heard from some of them? Are you ready to be in that league? Of course. Il mio studio, Stefan Marković, sono miei amici, ci conosciamo e mi hanno subito parlato del club, della Virtus, ma anche della città, dei tifosi, delle persone che si possono incontrare qui a Bologna, e quindi sapevo già un po' la loro storia qui. Io sono pronto a dare il 100% per provare a vincere il numero di trofei possibile, e sicuro appunto di mettere in campo sempre il massimo che posso dare. For sure we have to show that we can play with everybody. Sì, sicuramente bisogna competere in Eurolega contro qualsiasi tipo di squadra. Quello che vedo adesso, in base appunto a quello che chiede l'Eurolega, è un'ottima chimica di squadra da parte dei miei compagni. L'obiettivo è sicuramente quello di competere, di fare bene, e ovviamente l'obiettivo può essere quello di entrare nei playoff, poi vedremo cosa succederà. Siamo in chiusura, ma prima di chiudere vediamo insieme i titoli del nostro giornale. Niente da fare per i 230 lavoratori della Marelli di Crevalcore che questa mattina sono dati appuntamento sotto il Palazzo della Regione per manifestare contro l'azienda. All'incontro tra i vertici, i sindacati e le istituzioni, la Marelli non ritira le procedure di licenziamento e va avanti sull'ipotesi di chiusura. Pronta la risposta dei sindacati, proclamato uno sciopero di 8 ore martedì 3 ottobre. Regione, Comune e sindacati, l'intero mondo politico si schierano a favore dei 230 lavoratori che rischiano il posto alla Marelli di Crevalcore. Inaccettabile rifiuto a ritirare la cessazione dell'attività, dice il sindaco Lepore. Lapidario e categorico anche l'assessore regionale allo sviluppo economico, Colla. Impossibile per l'azienda presentarsi con queste condizioni all'incontro al Ministero. Devono cambiare strategia. Un bambino di 4 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere caduto mentre stava facendo un giro in bicicletta. È successo in via Zagabria, nel quartiere San Donato. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza che ha trasportato il bambino in ospedale in codice 3, massima gravità. Il bimbo è in prognosi riservata. Uno studente di 15 anni ha aggredito un compagno di scuola colpendolo con uno storditore elettrico. È successo ieri mattina in un istituto professionale a Castel dei Britti, sulle prime colline di Bologna. A chiamare i carabinieri è stato il preside della scuola dopo aver visto il ragazzino molto spaventato, ma per fortuna illeso. Denunciato, l'aggressore è sequestrato l'arma impropria che con una brevissima scarica può provocare shock o svenimenti. Da oggi l'Emilia-Romagna è ufficialmente la prima regione in Italia a disporre di una legge che disciplina e promuove i distretti del biologico in base alle indicazioni ministeriali. L'Assemblea legislativa ha approvato il disegno di legge presentato da Europa Verde. Ed è tutto con questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti voi una buona serata, arrivederci.
ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.